183esima volta e che faccio questo video. Stare davanti a un tablet non è facile per niente. E circa il progetto del radioromanzo Q. Quando Stefano me ne ha parlato, io ho pensato che fosse una sfida folle. Una sfida perché sceneggiare Q di Luther Blissett non è sicuramente una cosa facile. Ed è folle perché è un prodotto audio. E siamo nell'epoca dell'immagine a tutti i costi, dell'immagine iperipnotica. E quindi non è una cosa razionale. Però in questo il collettivo Mühlhausen secondo me si è ritrovato, perché ci piacciono le sfide, evidentemente, e perché siamo tutti un po' folli. E abbiamo deciso di andare in giro a cercare altra gente che crede nella sfida e mette un pizzico di follia nella propria vita. Perché quando questo progetto sarà pronto, non solo sarà una cosa bellissima, e tutti e tutte ne potremmo godere, ma immagino proprio le scene in cui c'è l'ora di latino, di greco, o il capo ufficio ti sta facendo la solita menata, oppure stai andando verso l'ufficio, la scuola, la palestra, oppure stai a casa a preparare un dolce e cucini per te in solitudine o per una collettività immane, e a un certo punto sei lì, preso nella tua immaginazione, e stai ascoltando la ventesima puntata di Q. Fighissimo, no? Beh, io non vedo l'ora, spero pure voi.